E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare della moda del camper. Quindi l'argomento oggi è, diciamo, è tutto concentrato su questo. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e dovete partire subito con il video. Allora parto dicendo che dopo il Covid, comunque dopo la quarantena, c'è stata comunque una grande crescita anche dei prezzi dei camper, una grande richiesta, quindi il mercato comunque piano piano è salito e vediamo anche tuttora i prezzi comunque sono abbastanza elevati, anche se ogni tanto riesco a trovare qualche annuncio a un prezzo diciamo buono, anche con qualche lavoretto da fare, ma a volte comunque per chi è una prima esperienza non sa che quel camper, non so, potrebbe costare molto di meno e a volte ci sono delle truffe, quindi quando c'è una moda, comunque il prezzo sale, c'è chi vuole truffare, chi se ne approfitta, perché comunque il mercato è così. Adesso vi prendo per esempio un'altra moda, tutti, la maggior parte comunque si comprano, se vedete in giro per le città, i SUV. I SUV secondo me è un'altra moda che sta andando. Non so, adesso vi prendo un altro esempio. C'era un po' di tempo fa, tra noi giovani, c'era un periodo che era scoppiata sta moda che si compravano tutti la tuta con la scritta M. Un'altra moda che è capitata e poi è finita. Però sto vedendo che comunque il camper sono ormai circa 4 anni che sta andando veramente il mercato molto elevato di prezzo. E quindi, per esempio, il camper che tu trovavi con 3.000 euro, adesso te lo ritrovi con 6-8.000 euro. E comunque è esagerato. Vi prendo per esempio anche dei dati. Ho visto dei camper, non so, mettiamo il Rimorco Ala 100 e il Caravan International, il turistico, e anche alcuni Hellnag Clipper venduti a prezzi comunque molto ma molto elevati. Prima lo trovavi, che ne so, con 3.500 fino a 5.000 euro, più o meno la fascia di prezzo era quella. Poi può essere in alcuni casi a di meno, alcuni casi qualcosina di più, però più o meno la fascia di prezzo era quella. Adesso quel camper più o meno te lo ritrovi anche a 8-10.000 euro, ma sono prezzi veramente elevati. Ho trovato anche dei camper degli anni 80 con dei prezzi a circa 12-13 mila euro, quindi secondo me è meglio lasciarli là. Quindi secondo me in questo periodo pure bisogna stare molto ma molto attenti. Apro questa parentesi perché vuoi un po' per il periodo buono, le buone giornate, comunque stiamo andando verso il periodo estivo, ormai primavera, però tra poco anche estivo, quindi i prezzi aumenteranno ancora di più perché già sono alti, però sai, quando c'è il periodo alta stagione aumenta tutto, come in tutti gli ambiti lavorativi, come può essere, non so, andare in spiaggia, andare in montagna e varie cose, vari settori, comunque come stabilimenti balneari, ecco, non mi veniva prima la parola, e varie cose, ristoranti e tutto, comunque hanno prezzi molto più elevati nella stagione estiva. E così anche per il camper, ma il camper è un discorso che prima più o meno anche d'inverno, non so, scendevano un po' i prezzi, trovavi il camper buono e comunque non viaggiavano a prezzi molto ma molto elevati. Adesso sicuramente molti se ne approfittano, vuoi anche per i concessionari, vuoi per anche delle persone che la maggior parte sono venditori anche privati e se ne approfittano, sanno il periodo. Vuoi anche perché ci stanno anche dei truffatori, perché non so, vi nascondo delle infiltrazioni, siete la prima esperienza e la moda del camper è comunque esplosa e tutti vogliono andare appresso a sto camper. E quindi alcuni se ne approfittano, poi trovano l'infiltrazione veramente brutta e si ritrovano con costi veramente elevati. Sicuramente abbiamo pochi soldi, vanno spesi molto bene, quindi fate veramente molta attenzione quando andate a comprare un camper e siete veramente alla prima esperienza, affidatevi sempre a un amico camperista o comunque pagate qualcuno per fare un controllo infiltrazioni. Mi sono un po' dilungato comunque sul discorso della moda del camper, poi sono entrato anche su varie cose particolari anche riguardante il camper, però era sempre per aiutarvi quando andiamo a vedere anche un camper. E forse non è stato proprio centrato il video, però era per spiegarvi un po' generale dall'inizio, un po' come si svolge anche il discorso della moda del camper e la moda un po' in generale di tutto. Sicuramente tra un po' di tempo, non so, può essere tra un anno, tra 6 mesi, tra 2 anni, può essere che questa moda andrà avanti per altri 5 anni, non lo sappiamo, comunque esploderà e poi tenderà comunque a ritornare normale, cioè non potrà andare avanti per sempre così elevato, perché comunque stiamo andando avanti, abbiamo anche dei camper un po' vecchi, Euro 0, quindi Euro 1, Euro 2, cioè
quindi non possiamo andarli a pagare veramente tantissimo. Sono mezzi anche che hanno 30 anni, a volte 40 anni, anche qualcosina di più. Quindi, secondo me, quando dovete comprare un mezzo, fate veramente molta attenzione. So che la cosa bella, proprio quando uno deve andare a prendere il camper, ha tanta, come si può dire, e uno è contento. Comunque, è come quando un bambino che entra in un negozio di caramelle, sicuramente è quello. Però stateci veramente molto attenti. E quindi spero che questa moda del camper piano piano si abbassi un po', cioè ritorni anche il mercato normale pure per comprare un camper. Anche io voglio comprare un camper tuttora, ma sto veramente molto ma molto attento. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare. E per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.